presente a che tempo che fa il buon Paolo Gentiloni, attuale presidente del Consiglio per quanto riguarda il governo italiano. Proprio a che tempo che fa, infatti, il buon Gentiloni avrebbe ricordato che in qualche maniera l'Italia sarebbe ripartita grazie alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori. Il proseguimento di questa nuova stagione di ripresa a livello economico sarebbe nelle mani degli elettori che, vi ricordo, e come lui stesso ha fatto sapere, il 4 marzo saranno chiamati a scegliere tra tre blocchi, sperando che non scelgano però il rischiatutto, ma puntino a confermare il Partito Democratico che avrebbe, diciamo così, una compagine più, diciamo così, credibile ed anche un po' più compatta, da come lui avrebbe, diciamo così, detto all'interno di Che Tempo Che Fa, il programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio. E poi, per l'appunto, Paolo Gentiloni avrebbe sottolineato che, diciamo così, non dipende solo dalla modestia che caratterizza il Premier, ma dalla viva necessità di rendere consapevoli tutti che è questo il momento di lavorare con piena convinzione perché la congiuntura a livello economico possa finalmente tradursi in conseguenze a livello positivo, ma dal punto di vista nettamente sociale. E poi appunto Paolo Gentiloni avrebbe detto: io ho un impegno che finisce con le elezioni. Se pensiamo che le elezioni sono un adempimento, non faremo un servizio alla democrazia. Le elezioni sono importantissime. Ogni cittadino può dire la sua e le elezioni determineranno chi governerà, non l'inerzia o una alchimia. E poi, appunto, avrebbe fatto sapere che gli elettori avranno tre blocchi in totale su cui decidere, quindi su cui scegliere, che sono appunto il blocco del Movimento 5 Stelle, il blocco del centro-destra e il blocco del centro-sinistra, che vi ricordo trova a guida il Partito Democratico, quindi il PD. Bene, questo dunque sarebbe quanto. Io vi ho, diciamo così, riassunto in modo abbastanza sintetico, ma auspico efficace, quello che Gentiloni avrebbe detto all'interno del programma televisivo di Rai 3, Che Tempo Che Fa. Il video termina qua, iscrivetevi se volete, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Un cordiale saluto a voi tutti, al prossimo video.